Una giornata per ricordare, meditare, riflettere affinché il passato possa essere utile per costruire un presente ed un futuro migliore, all'insegna del coraggio, della legalità, dei valori umani più autentici. Tra le tante iniziative tenutesi a Bari in memoria della strage di Capaci, della scomparsa di Falcone e della sua scorta, particolarmente suggestiva quella in corte d'appello, a fare gli onori di casa il presidente Franco Cassano. Una giornata che si rinnova annualmente, però rischia di diventare retorica. Il nostro compito invece è di cogliere anno dopo anno il significato ancora attuale di questa vicenda così drammatica che ha vissuto Falcone insieme con Borsellino e a tante altre vittime della mafia. Tra i presenti, oltre agli studenti delle scuole superiori, anche il noto attore andriese Riccardo Scamarcio. A lui il compito di leggere i brani tratti proprio dalle interviste di Falcone. Uomini coraggiosi e eroici come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, che hanno pagato con la vita e che quindi poi sono diventati martiri, purtroppo, ci fanno capire insomma, che in questo paese ci sono forze che agiscono contro gli interessi della collettività e che però ci sono anche degli uomini, delle istituzioni che ahimè hanno pagato con la vita e hanno messo la loro vita in pericolo per difendere i nostri interessi, quelli di tutti. Dobbiamo tutti quanti combattere ed essere dalla parte non soltanto della giustizia, della magistratura, dei controlli, ma anche della popolazione che sicuramente per tanti versi si sente un po' abbandonata e invece ha necessità di sentirsi supportata tanto dalle istituzioni quanto da tutto lo Stato.